Allora, Manila, approfitto della tua presenza per introdurre la tua opinionista preferita, Mary Fabrizio. Beh, Mary Fabrizio non è soltanto un opinionista, ma fa parte anche di questa importante campagna elettorale, perché Maria Teresa sta portando e supportando Gianni Rotice, e quindi dalla televisione al territorio. Chi meglio di lei può interpretarlo, visto che sulla comunità fa già tanto? Benissimo, allora Mary, come, quando e perché nasce la tua idea di candidarti al Consiglio Comunale di Manfredonia nella lista Gianni Rotice? Innanzitutto grazie a Manila perché mi ha dato una grande visibilità all'interno della sua trasmissione. Infatti proprio oggi è uscito un articolo che si parlava del punto e della trasmissione e dell'ospedale di Manfredonia. E nasce questa voglia di far parte di questo progetto. Credo in questo progetto. Gianni è una persona, è un imprenditore come me. Io sono un'imprenditrice che si sta occupando proprio del turismo. Credo che questa città possa rinascere da un punto di vista turistico e ce la mettiamo tutta. Ovviamente con l'aiuto e il supporto di tutti dobbiamo essere uniti in questo grande progetto che vede proprio una grande rinascita per la nostra città. Ho appreso dai tuoi post che sei molto risentita per la chiusura del reparto nascite a Manfredonia, insomma non si nasce più a Manfredonia, tu sei una mamma, insomma è possibile con l'amministrazione Rotice che l'ospedale possa riaprire questo importante reparto, perché insomma è giusto che anche si torni a nascere a Manfredonia? Io credo assolutamente di sì, io sono nata a Manfredonia e dicevo appunto nella trasmissione che non è giusto che non ci siano più delle nascite e bambini che abbiano questo orgoglio di dire sono nato a Manfredonia. Perché dirottare tutti i nostri nuovi nati in altre sedi, in altri ospedali, e possiamo anche allargare questa cosa alle città di Mattinata, di Monte, e quindi a occupare un hinterland di persone veramente ampio. Non è giusto assolutamente che non ci sia un reparto di neonatologia per far nascere i bambini qui in questa grande città che ha 57.000 abitanti, e non mi sembra assolutamente giusto. Io in prima persona mi batterò per questa cosa e voglio assolutamente riportare a Manfredonia questo reparto, e poi se riusciamo creare anche altre situazioni per l'ospedale, che è giusto che sia così. Poi ovviamente il progetto riguarda tantissime altre cose. Io sono una sportiva, pratico sport oltre al turismo, quindi penso che lo sport sia correlato al turismo e possiamo sicuramente fare qualcosa anche per lo sport, ripristinare, come sappiamo, strutture che sono state abbandonate come il palasport mai attivato, piscine, è tutto correlato per il turismo e per far riprendere questa città da un periodo buio e da un periodo che ha macchiato la nostra città. Io credo che Manfredonia ha bisogno di un volto nuovo, di volti nuovi, di persone valide, e credo che un imprenditore come Gianni Rotice sia la risposta a tutte le nostre domande. Grazie. Grazie a voi e grazie a Manila.